Lei possiede una biblioteca immensa. Volevo chiederle cosa pensa di Wikipedia e del fatto che probabilmente tra qualche anno, con ogni probabilità, tutto o quasi tutto il patrimonio cartaceo mondiale sarà trasferito in digitale e forse il libro andrà lentamente scomparendo. Ma io non credo, non sono tra i fanatici, diciamo, sostenitori della scomparsa del libro e della scomparsa del cartaceo. Cioè, io penso che internet sia stata una rivoluzione importante, anche perché mette a disposizione degli utenti adesso centinaia di migliaia di volumi, si pensi ai grandi siti della Bibliothèque Nationale di Parigi, dove io posso leggere libri del 500, libri del 600, seduto comodamente nella mia poltrona. È stato molto importante perché c'è una circolazione del sapere straordinaria, ma vorrei anche precisare una cosa. Internet non è uno strumento facile da usare, cioè nel senso che un giovane, io consiglio sempre ai miei allievi che se loro devono fare una ricerca, la cosa migliore è di vedere una buona enciclopedia, di vedere un buon libro, perché anche in Wikipedia le voci pullulano di errori e di sciocchezze. Allora qual è il problema? Che se io voglio fare una ricerca su Giordano Bruno, ci sono centinaia e centinaia di siti dementi su Giordano Bruno e gli studenti potrebbero imparare delle cose completamente sbagliate. Internet può essere usata da chi ha esperienza e da chi è in grado di selezionare i materiali, ma quindi di chi già sa. Ecco perché chi si avvia ai processi di conoscenza è molto più prudente leggere un buon libro, una buona voce di un'enciclopedia cartacea in biblioteca, anziché ricorrere a internet. Questo non significa che su Wikipedia non ci possono essere delle buone voci, però ci sono molti errori e a volte ci sono cose fortemente discutibili. Un esempio che voglio fare è quest'estate nella sciagurata prova di ammissione al TFA. Ho pescato in un articolo preparato insieme a Luciano Canfora sul Corriere della Sera, mi sono reso conto, per fare un esempio, che i grandi geni del ministero avevano messo una domanda sulla metonimia completamente sbagliata e che l'errore veniva da Wikipedia. Cioè loro avevano letto che cos'è una metonimia e usavano come esempio di metonimia bere un bicchiere d'acqua. Bere un bicchiere d'acqua non è una metonimia. Bere un bicchiere è metonimia, perché significa che io, che non posso bere il bicchiere, penso al vino al posto del bicchiere. Come la stessa cosa può essere una metonimia quando dico leggo Cesare, ma significa che sto leggendo il libro di Cesare, quindi ci deve essere questo legame concettuale tra i due elementi. Ebbene, quindi internet è importante, Wikipedia certamente aiuta, però io ancora ritengo che una buona enciclopedia sia molto più valida. Dall'altra parte, internet però ha creato anche una rivoluzione antropologica, perché questi strumenti tipo Facebook, per fare un esempio, e mi lasciano molto perplesso. Molti ragazzi ormai tutti mettono le loro foto, passano ore e ore dietro un computer a discutere, a parlare attraverso Facebook, e per loro l'idea di amicizia che cos'è? Cliccare su un bottone per dire divento amico, ma che esperienza hanno loro poi della loro vita reale dell'amicizia? Perché una vera amicizia non è cliccare su un bottone. È una cosa molto più profonda. E il dramma è che su internet si crea un mondo degli affetti, delle relazioni anche erotiche talvolta, o amorose, completamente virtuale, che distorce i rapporti umani, reali e concreti. E qui appartengo ancora a una generazione in cui ritengo che forse i giovani farebbero meglio anziché innamorarsi scrivendo dietro uno schermo, a invitare una ragazza a vedere un tramonto o ad andare a mangiare una pizza insieme e a dialogare, forse sarebbe meglio. Perché un giovane dovrebbe amare la letteratura, secondo lei, e qual è il ruolo dell'intellettuale nella società di oggi?
Ma è difficile dire perché un giovane dovrebbe amare la letteratura. Io penso che il luogo deputato per avvicinare i giovani alla letteratura è la scuola e l'università. Oggi purtroppo la scuola e l'università non assolvono bene questa funzione. È chiaro che i ragazzi sono bersagliati da una serie di messaggi, da una serie di distrazioni. La lettura, c'è un bellissimo quadro di Chardin, Le philosophe lisant, il filosofo che legge, dove c'è una stanza, una poltrona, un filosofo seduto con un libro in mano, ma non c'è telefono, non c'è radio, non c'è palmare, non c'è niente, non c'è televisione. E vuol dire che praticamente la lettura richiede un impegno, richiede anche una solitudine, richiede un momento di concentrazione. Nella corsa continua della nostra vita c'è una pagina bellissima di Ionesco dove dice: è impressionante vedere gli uomini correre in tutte le città del mondo nelle strade con gli occhi fissi sull'orologio e perdere di vista tutto ciò che ti sta intorno. Cioè noi corriamo, corriamo, però non siamo più in grado di renderci conto degli altri che ci stanno vicino, della natura che ci abbraccia e degli affetti e di tutta una serie di altre cose che invece sono valori fondamentali della vita umana. Ecco perché penso che la scuola e l'università debbano fare degli sforzi enormi per far capire ai giovani che leggere significa soprattutto iniziare un percorso di conoscenza e un percorso dove si può stare soli con un testo, dialogare con un testo e imparare tante cose e provare dei momenti di piacere, delle grandi emozioni. Il ruolo dell'intellettuale, io non so quale possa essere oggi il ruolo dell'intellettuale e non so veramente intellettuale a quale definizione, quale persone potrebbe, quali categorie potrebbe abbracciare questa definizione di intellettuale. È difficile dirlo in un momento come questo, però penso che comunque bisogna avere il coraggio di fare il proprio lavoro in una certa maniera e il coraggio anche di dire la verità e, come diceva Bertolt Brecht, anche di avere il coraggio di mettersi dalla parte del torto, non avendo altro posto in cui mettersi. E molti non sono disponibili a mettersi dalla parte del torto perché preferiscono più godere dei loro privilegi, ma questo è molto importante. E la letteratura può insegnare anche una forma di resistenza contro la barbarie del presente. Lei è calabrese e insegna in Calabria, ma il suo nome è conosciuto in tutto il mondo anche perché lei è un grande viaggiatore. Verga sosteneva che per entrare nel giro dei letterati avrebbe dovuto abbandonare la Sicilia, cosa che fece, e raggiungere le città di grande rilievo culturale. Le chiedo, se lei fosse rimasto solo in Calabria, avrebbe potuto ugualmente diffondere i suoi studi, come è invece riuscito a fare? No, no, perché se io fossi rimasto in Calabria non sarei quello che sono. Questo è molto importante. Io devo dire che ho polemizzato più volte contro la retorica della fuga dei cervelli. Secondo me questa è una grandissima sciocchezza, perché il problema non è la fuga dei cervelli, il problema è far ritornare i cervelli. Guai se i cervelli rimanessero sempre nel perimetro ristretto dell'Università della Calabria o dell'Università di Roma o nei perimetri regionali dove ognuno ha studiato. Il contrario, è proprio l'esperienza internazionale che ti fa avere a che fare con grandi maestri, che ti mette di fronte a persone straordinarie, dove tu puoi imparare tantissimo. Il problema è che dopo che abbiamo formato degli studenti e dopo che questi studenti hanno compiuto il giusto percorso che devono compiere fuori dall'università, fuori dall'Italia, nei grandi laboratori di ricerca, ascoltando le lezioni nelle grandi università dei grandi maestri, allora l'università deve scegliere i migliori e creare delle occasioni di ritorno. Ma l'idea che uno studente che faccia 4, 5, 6 anni all'estero sia una fuga di un cervello è una grande sciocchezza.
Le cose, nella mia esperienza personale, io sono partito per necessità, ma poi ho capito che quello che io consideravo, tra virgolette, un piccolo esilio, era invece una grandissima ricchezza, perché senza quell'esperienza io non sarei quello che sono, e in questi anni l'ho potuto veramente vivere sulla mia pelle. Frequentare Parigi, frequentare Londra, frequentare Berlino mi ha messo in condizione di conoscere persone straordinarie che mi hanno fatto sempre sentire un piccolo nano. E allora, quando tu ti senti un piccolo nano, sei in grado di capire che ancora devi fare tanta tanta strada, e che in fondo la dimensione reale di un vero professore è quella di essere uno studente perenne. È un professore che con umiltà studia, perché sa che quel poco che ha fatto non è niente rispetto a quello che gli resta da fare. Ebbene, questo uno lo può capire soltanto confrontandosi con i grandi. C'è un motto popolare in Campania e in Calabria che dice: non c'è niente di più pericoloso che fare il gallo sulla monnezza, perché fare salire su un cumulo di spazzatura e mettersi a cantare non ci vuole niente. E invece uno deve capire che quel poco che ha imparato non è niente rispetto alle grandi cose dei grandi maestri che incontra in queste occasioni di viaggi e di studio all'estero. La cultura può aiutarci a uscire dalla crisi, e in che modo? Ma io non so se la cultura può aiutarci a uscire dalla crisi. Certo, una cosa è sicura, che la cultura può aiutarci a tenere la bussola in un momento in cui è facile perdere la bussola, perché siamo in un momento in cui lo smarrimento è forte e sembra che tutto debba essere deciso, tutto debba essere governato da ragioni di tipo economico, dai tagli, dallo spread, ritornando al discorso che facevamo prima. Ecco, invece la cultura può aiutarci a capire quante discussioni che noi riteniamo utili sono invece inutili, e invece a farci capire quante di quelle cose che noi riteniamo inutili possono essere utili. E certamente tra le cose utili di cui noi abbiamo bisogno c'è l'istruzione, c'è la cultura.